città con uno spirito di sacrificio straordinario, quindi mi hanno fatto fare bella figura, questo non ci sono dubbi, ma i complimenti vanno ai ragazzi e a noi tutti, me che sono qua, metto la faccia, ma tutti noi che stiamo lavorando con grande produttività. E poi non possiamo che continuare su questa strada, perché abbiamo un palazzetto che ribolle di entusiasmo, di gioia e di felicità, e ci fa sentire tutto questo straordinario calore, quindi è d'obbligo continuare su questa strada. Paolo, in alcuni momenti la difesa è stata davvero arcigna e Sassari ci ha capito poco o nulla, complice anche insomma le loro difficoltà che avevano sotto Canestro e Cristiano ha messo in evidenza molto bene. Sì, è chiaro che loro questa sera non avevano due giocatori che avrebbero alzato non poco il livello di atletismo e fisicità della loro squadra. È chiaro che noi questa sera li abbiamo messi sotto in maniera abbastanza evidente dal punto di vista dell'atletismo, della fisicità e dell'energia. Quindi non possiamo non rimarcare che Drew Gordon, per la sua fisicità, e il piccolo Green, senza offesa, per la sua capacità di innescare compagni e comunque di tagliare la difesa, a noi ci ha dato dei punti di riferimento più precisi, e a quel punto sugli 1 contro 1 abbiamo cercato di ridurre la partita nel più possibile delle situazioni di 1 contro 1, e la nostra fisicità e il nostro atletismo è riuscita ad emergere, comunque a tenere sul perimetro e poche volte a soffrire vicino a canestro, perché in effetti Caleb Green ha fatto degli 1 contro 1 in avvicinamento qualcosa, anche Thomas, però un paio di canestri veramente belli di Drake Diner, mi ricordo una rovesciata nel primo tempo e una nel secondo, però alla fine non sono stati i punti che ci hanno fatto male, quindi io sono molto contento della nostra partita, che però non possiamo non riconoscere che Sassari questa sera mancavano di due giocatori che sicuramente ci hanno agevolato il compito. Ecco, ma diciamo anche di una squadra, no, che è ridotto spesso a turno, ognuno può diventare protagonista. Stasera direi che tutti lo sono stati, perché chi in difesa, chi in attacco, chi con un tiro, chi come Cortese, che veramente è stato un grande spogliolo. Sì, è chiaro che Ricky, a me sono piaciute un paio di... Intanto mi è piaciuta la sua faccia, lui è uno che con la faccia esprime tanto della sua interiorità. Lui questa sera non è uscito dalla partita dopo qualche errore, non è uscito dalla partita quando l'ho tirato giù, e lui si sentiva di stare di più in campo, e questo gli ha dato alla fine quella solidità mentale che a volte è il suo punto debole, quindi complimenti a lui che è stato dentro la partita, ma complimenti a tutti, perché quando giochi con squadre come Sassari di così grande talento bisogna avere una solidità mentale enorme, perché puoi rischiare di fare 23 secondi di grande difesa e poi loro con talento ti mettono un canestro impiccati, come è successo anche questa sera diverse volte. Però noi lo stesso abbiamo continuato a mettere una difesa dietro l'altra anche quando ci hanno battuto, e questo alla fine ci ha dato un margine, direi, abbastanza sereno per gestire il finale di partita. Forse è la prima partita che proprio abbiamo in mano dall'inizio alla fine, anche nei momenti in cui loro hanno dei grossi numeri, insomma, hanno cercato di venire fuori, questa mi sembra veramente la prima dove la squadra non ha mai volato di un centimetro nessuna condizione. Sì, devo dire che ora faccio un attimo fatica a ripercorrere tutte le partite casalinghe, ma così nettamente sono d'accordo con lei. Credo che avremmo potuto, per cercare il pelo nell'uovo e per cercare comunque di non abbassare la guardia, anche se andremo una settimana in ferie tutti, abbiamo buttato via ancora qualche contropiede che per eccesso di zelo, forse per un briciolo di superficialità, qualche 2 contro 1, qualche 3 contro 1, abbiamo sbagliato ancora 5 tir liberi, che non sembrano tanti, ma su 12 fanno il 58%, quindi queste sono cose che possiamo, nel nostro DNA, nella nostra stimare, ecco, queste sono cose che secondo me ci farebbero
fare ancora un piccolo step in avanti, però sono abbastanza d'accordo con lei, questa è una partita che abbiamo dato la sensazione di avere in pugno per tutti i 40 minuti. Per questo step potrebbe arrivare soltanto questa grandissima intensità che c'è, perché poi alla fine, sai, se si dovesse raggiungere la salvezza in anticipo, ci potrebbe anche essere l'amarezza di dire se fuori casa avessimo avuto più intensità. Forse. Io, questo è una cosa che sicuramente tutti quanti noi cerchiamo. Ti posso assicurare che ogni settimana per noi è una settimana di lavoro con lo stesso atteggiamento, con la stessa mentalità di provare di vincere anche quando andiamo in trasferta, però è chiaro che in trasferta cambiano tanti fattori che poi alla fine incidono su il risultato finale, quindi mi auguro che questi steps arrivino alla svelta e che magari nelle prossime trasferte dove affronteremo ancora degli avversari diretti possa arrivare con qualche soddisfazione. Senti, un'altra cosa, Washington in conferenza mercoledì ha detto che gli stai facendo fare una specie di giochino, no? Chi sbaglia liberi fa uno scatto, sarebbe il caso di farne fare due a questo punto, perché anche oggi non so, questa è una cosa che un pochino mi lascia vuoto, perché diamo tanta cura all'attenzione sui tiri liberi, al momento in cui lavoriamo sui tiri liberi, mettiamo punizioni non corporali ma di quella natura, ecco, oppure anche altro, ma continuiamo a sbagliare tanti. Da ora in avanti non ne parlerò più, non ne farò più, così vediamo se almeno a livello psicologico ci togliamo la scimmia dalle spalle. E poi, non so, le proveremo tutte, come pensiamo di aver fatto fino ad ora, ma ancora non vediamo dei miglioramenti. Quindi andiamo avanti e vediamo. Ok? Grazie. Bene.